Salute a tutti in questo 26 dicembre 2018, una giornata di sole, temperatura alta, notte fredda, però va tutto molto bene. Dopo questa rinascita del sole, una carissima sorella stamattina mi ha detto che secondo lei è cambiata la luce del sole. Facendo un giro nei soliti siti che vado a visitare, è saltato fuori che effettivamente durante questi giorni passati c'è stato un forte incremento della frequenza Schumann. Sappiamo che la frequenza Schumann è determinata anche dal flusso del sole. Quindi ci può stare che la cara sorella abbia percepito questo cambiamento, ma in realtà l'abbiamo percepito un po' tutti. Noi abbiamo avuto l'occasione di passare il solstizio d'inverno in un bosco millenario a fare un gran lavoro di pulizia energetica, svuotare la coppa e riempirla, e abbiamo sì sentito questo cambio. Ma è di un'altra cosa che volevo parlare. Mi rendo conto che ci sono molte notizie in giro di ogni genere, ovviamente. E se noi siamo quello che pensiamo, perlomeno percepiamo noi stessi come ciò che percepiamo dall'esterno, quindi tutte quelle informazioni, quei dati che acquisiamo modificano la nostra realtà. E allora informarsi va bene, è giusto comunicare, è giusto essere consapevoli di ciò che avviene nel mondo, di ciò che avviene nella nostra realtà. Però c'è da fare molta attenzione. E c'è da fare attenzione perché se pensiamo, che so, alle scie chimiche, oh, è vero, ci sono anche oggi, è tutto il giorno, guardate là, è tutto il giorno che passano di qua e di là. Beh, io personalmente non le vedo più, sono consapevole di cosa sono consapevole che utilizzo hanno, almeno in parte, in un'altra parte sono ignorante e va bene così. Però sono anche consapevole che parlandone in una certa maniera, non dico di non parlarne, ma parlandone in una certa maniera, gli si dà energia. E quindi si accresce questa egregora di negatività, in realtà. E allora, il punto qual è? Il punto è essere consapevoli di quella nozione, di quella notizia, e però riuscire a dargli la giusta energia. Io non le vedo più in cielo, dicevo, perché vedo solamente cuoricini, vedo amore, e questa è l'energia che io voglio dare a questa cosa qua, ed è la stessa energia che voglio dare a tutte quelle informazioni che non rispecchiano il mio stato d'essere. Non voglio dare più energia all'immigrazione, non voglio dare più energia al nuovo ordine mondiale, non voglio dare più energia alla xylella in Puglia e neanche a coloro che ammazzano la moglie o chissà cos'altro. No, non voglio fare questo, non voglio essere complice di questo malessere generale. E allora ecco che, come disse Gandhi, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Bene, il cambiamento parte da dentro. Sicuramente attraverso la percezione di ciò che c'è all'esterno, o crediamo che sia all'esterno, ma va comunque bene. E allora il mio invito è quello di stare un pochettino più attenti a quelle che sono le informazioni, a come noi le percepiamo, a
come noi, le elaboriamo dentro di noi, è a dargli il giusto valore, ma un valore etico però, non un valore, un valore di benessere, di evoluzione, e non un valore negativo, un valore di violenza, di paura. No, 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 non va bene. Non va bene perché, benché conosciamo, dall'altro punto di vista ci facciamo del male. E quindi l'invito è quello di vedere cuoricini dappertutto, di vedere la bellezza per quello che è, anche nei momenti più brutti, anche le esperienze, le situazioni peggiori, a vederle come meravigliose esperienze, come qualcosa che si apprende, come amore, come luce. Perché tutto fa parte del tutto, e il male e il bene non sono altro che due estremi, due polarità, e non esiste l'una senza l'altra. Quindi non pensiamo che noi siamo nella luce o che vogliamo andare nella luce. Anche nella luce c'è una parte di buio, ed è giusto che sia così, perché altrimenti non c'è evoluzione, almeno fino a quando rimaniamo su questo piano di terza dimensione, no? Della tridimensionalità, dove esiste ancora questa parte duale. Dal momento che passeremo in un altro piano vibrazionale, molto probabilmente quella dualità non esisterà più, ma ci sarà l'uno. Ecco che allora il discorso sarà diverso. Ed ecco che secondo me quello che dobbiamo cercare di fare è proprio questo, è quello di cercare di vedere le cose come un'unità, come qualcosa di unito, senza che ci sia separazione. Il segreto infatti è proprio lì, vedere le cose come tutto uno. Quindi luce e buio vanno insieme, bene e male vanno insieme, violenza e pace vanno insieme. Bisogna accorparle, perché l'una aiuta l'altra e attraverso di esse si cresce, si evolve. Quindi sì, consapevoli sì di ciò che ci accade, ma saggi di potergli dare la giusta energia. Perché il cambiamento, come dicevo prima, avviene da dentro, e se iniziamo a pensare in una forma diversa, a pensare che tutto quello che accade è bene che accada, perché stiamo apprendendo e stiamo imparando, perché non smettiamo di evolverci, nessuno smette di evolversi, tutti evolvono, e evolvono grazie alle esperienze, soprattutto quelle, tra virgolette, negative. E quindi in questa giornata di sole vi auguro di accogliere questo invito e di meditarci sopra e di provare a vedere le cose in una maniera diversa, e tutto il resto verrà di conseguenza. Tante cose belle stanno arrivando, ne vedremo proprio delle belle. Quindi credo che sia giusto e lecito che rimaniamo aperti al cambiamento il più possibile. E quindi tante belle cose a tutti. Buona giornata!